Un tavolo in prefettura per discutere degli scioperi che ormai da una settimana hanno completamente bloccato l'attività al polo dell'editoria di Stradella di Siva Logistics, meglio nota come Città del Libro. Nell'incontro convocato per le 17 di giovedì, il prefetto Attilio Visconti ha chiamato a raccolta i titolari di Siva, il consorzio di cooperative GSL e i sindacati CGL, CISL e SICOBAS. Lo sciopero infatti è continuato anche nella giornata di giovedì, quando i lavoratori, in tutto quasi 700, sono tornate ad incrociare le braccia per chiedere da un lato l'applicazione del contratto nazionale e dall'altro garanzie per i circa 100 operatori che con il trasferimento nel polo di Landriano di alcuni importanti clienti di Siva Logistics come Feltrinelli potrebbero presto essere in esubero. A partire dalle 6 di giovedì mattina, inoltre, circa 250 lavoratori si sono recati autonomamente presso lo stabilimento di Siva di Somalia in provincia di Lodi, dove per alcune ore sono state bloccate decine e decine di camion. Ci sono state una serie di voci, una ridda di voci, una diversa dall'altra, dove forse ad arte, io non so chi ha interesse a mettere voci terroristiche rispetto al futuro del sito, che ci hanno fortemente preoccupati, dove si diceva che molto probabilmente si voleva dismettere. E questo era avallato anche da una notizia certa, dove una parte di attività veniva traslata, veniva portata in un'altra azienda, in un'altra cooperativa, e all'Andriano. La cosa importante è sicuramente capire se l'attività che qui per GSL, quindi CEVA, Tuba, 80, 100, 120 persone, quello che sono, se porta corrisponde al numero di persone che vengono poi portate nell'altro sito. Nel momento in cui noi sapremo che rispetto alle 100 persone, 120 o 80 che siano, del lavoro, ce ne sono una soluzione per 40, 50, 60, quello che è, questo sicuramente è un primo dato che ci farà stare un po' più tardi, ma è un primo dato che vogliamo vedere poi nero su bianco. E poi a questo ci sono altri problemi che non sono marginali, perché sono strettamente legati a quello che è il rispetto del contratto nazionale.